Una mente focalizzata è una mente pericolosa. Se sei in grado di potenziare il pensiero, all'improvviso il suo potere è grande. Possono farti stare male solo guardandoti. Abbiamo dei metodi semplici. È una possibilità straordinaria. Namaskaram, Sadhguru. Dicono che il malocchio porti sfortuna e possa nuocere. Cos'è il malocchio e ci sono metodi per scongiurare il malocchio? Quindi queste cose esistono? Sì. Le persone possono influenzare le cose. In questo momento, se semplicemente prendo quest'acqua e la guardo per un minuto, oggi possiamo provare che la struttura molecolare dell'acqua cambierà. Quindi ora, se guardo questo, perché la struttura molecolare dell'acqua al suo interno non dovrebbe cambiare? Lo farà? Può cambiare in modo positivo, può cambiare in modo negativo. Entrambe le cose sono possibili. Una mente focalizzata è una mente pericolosa. Pericolosa o no? Viene determinato dall'intenzione. Se sei in grado di potenziare il pensiero, allora il pensiero diventa molto potente. Una mente arrabbiata, una mente concupiscente, una mente molto amorevole, queste sono tutte menti potenti. La ragione non è per via della rabbia o dell'amore, è semplicemente perché diventano unidirezionali. Se una cosa diventa unidirezionale, all'improvviso il suo potere è grande. Ora, se fai così, non farà male a nessuno, sai? Lo fai così, fa male a qualcuno, non è così? Perché diventi unidirezionale. La stessa forza, ma è unidirezionale. All'improvviso crea un maggiore impatto. Quindi la concentrazione unidirezionale può accadere per pura consapevolezza. O con la sadhana, o per rabbia. Quando sei davvero arrabbiato con questa persona, la tua mente è unidirezionale, facci caso. In amore potrebbe divagare, ma nella rabbia e nell'odio la mente diventa unidirezionale. A causa di questa concentrazione unidirezionale può avere un'influenza. Quindi delle persone che si trovano in stati estremi di rabbia, odio, avidità, quando si focalizzano davvero su qualcosa, possono accadere delle cose nell'altra persona. Ho detto che può accadere, non che accadrà. Dipende anche da quanto tu sei vulnerabile. Se sei organizzato in modo tale che le influenze esterne non determinano ciò che succede dentro di te, non importa chi ti guarda, puoi essere libero da ciò. Se sei vulnerabile, perché vieni costantemente influenzato da tutto ciò che ti circonda, se sei in uno stato simile, è possibile che certe persone ti possano influenzare. Possono farti stare male solo guardandoti, è alquanto possibile. Ci sono persone che possono provocare la morte solo guardando qualcuno. Se puoi provocare estasi a qualcuno semplicemente guardandolo, puoi causare sofferenza se vuoi, sai? È solo un interruttore diverso, è tutto qui. È come il tuo rubinetto. Se lo giri da una parte, acqua calda, acqua fredda. La mente è proprio così. Può essere usata in molti modi, positivi e fenomenali. È una straordinaria possibilità. Ma le persone scelgono di usarle in modi diversi. Qualsiasi cosa facciamo che può potenziare la vita, che può salvare la vita, che può abbellire la vita, le stesse cose possono essere usate per distruggere la vita, per rendere orribile la vita, non è così? Ogni giorno accade, la tecnologia la puoi usare in qualsiasi modo. Anche questo è proprio così. Questo corpo e questa mente possono essere usati allo stesso modo. Ecco perché le donne indiane erano solite indossare un grande... e doveva essere fatto di un certo materiale. Venivano usati curcuma e lime, così che non influisse. In particolare, se una donna era considerata molto bella,
Allora lo facevano molto più grande. Perché gli occhi delle persone cadranno naturalmente su qualcuno che ha una certa presenza fisica. Non doveva influire sulla sua salute, il suo benessere e quant'altro. Quindi lo facevano molto più grande. Quindi se ti consideri bella, devi averne uno grande. Se ne hai uno piccolo, capisco. Quindi non entrare in tutte queste cose, perché poi inizierai a pensare: adesso mi viene il mal di stomaco perché lei mi ha guardato. Mi è venuto il mal di testa perché lui mi ha guardato. Non entrare in tutto questo. Per questo abbiamo dei metodi semplici. Ti facciamo un lavaggio con il fuoco. Non sai cos'è un lavaggio con il fuoco? Si chiama Klesha Nashana. Significa un'azione che porterà via le impurità che si sono accumulate intorno a te. Perché il tuo corpo non è solo qui, il tuo corpo non si ferma qui, si estende. Lo hai notato? Probabilmente le donne sono più sensibili a ciò degli uomini. Non devi essere toccato da qualcuno. Se qualcuno viene un po' troppo vicino, non una cosa psicologica, quella è un'altra cosa. Gli aspetti psicologici ed emotivi sono presenti. Lasciando questo da parte, se qualcuno viene troppo vicino, proprio qui, c'è una sensazione che, sai, vuoi un po' di distanza. Non ti hanno toccato, solo così. Questo di per sé causa un certo disturbo, non è così? Perché il corpo non finisce qui. L'energia è un po' oltre. Quanto oltre dipende da quanto sono esuberanti le tue energie vitali. Se le tue energie vitali sono davvero esuberanti, puoi riempire questa sala con esse. Altrimenti è almeno un po'. Per la maggioranza degli umani potrebbe essere ovunque tra i 7 e i 22 centimetri al di fuori del loro corpo. Quindi accumuli materiale sul tuo corpo, lo lavi. Allo stesso modo, stai accumulando altri tipi di materiale sul tuo sistema energetico. Puoi lavarlo con l'acqua. Certe impurità se ne andranno. Allo stesso modo, c'è un lavaggio con il fuoco che chiami drishti. Accade necessariamente a causa dello sguardo di altre persone o no? Questa è una questione discutibile. Ma l'impatto della vita intorno a te sul tuo sistema energetico senza dubbio sta accadendo. Se hai un processo spirituale dentro di te, cioè stai facendo qualche kriya o stai facendo qualche processo meditativo, allora non hai bisogno di tutto questo, perché sai come lavarti dall'interno.